Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Un paio di minuti di ritardo, ma ci sono. Allora, non riuscivo ad entrare. Allora, un attimino, togliamo il disclaimer, l'abbiamo visto. Benissimo, allora. Ultimo, non ho questo qui. Abbiamo anche questo. E poi si parte. Come va? Allora, un attimino solo, li sistemiamo oggi giovedì, questa settimana tranquilla, ma un trading piacevole, alla fine un trading anche piacevole, anche ieri è stato piacevole vedere che l'euro-dollaro ha fatto quello che doveva fare, ovvero la chiusura di un ciclo 2, aspettata già in questa zona qui, ma vedete che ha ritardato, infatti si va fuori lo schema, vedete? Però adesso ci arriviamo subito, dai, un attimino solo che sto caricando anche l'altro conto, quindi abbiamo tutto. Devo controllare dopo. Abbiamo tutto quanto, dai. Ah, sì. Allora, io qui mi sono preparato. 1, 2 e questo qui e 3 e 3. Quindi ho 3, questo è il terzo conto, perfetto. Allora, mi sono preparato 3 conti per l'analisi, quindi sono 3 conti che userò nel webinar. Prima era sempre uno, poi erano due, poi di nuovo uno, adesso ne ho 3. Quindi 3 per velocizzare, quindi praticamente ho un conto che sono solo i cicli, e un conto che ho soltanto, anche perché mi sto preparando per una cosa che non vi dico, ma è un conto che c'è dentro soltanto l'analisi statistica fatta con l'indicatore overline, che lunedì sera vi presento, vi mando anche la versione nuova, anche se non cambia più di tanto, ma è uguale a quella precedente, cambia un attimino un paio di cose di adeguatezza. Allora, poi oltre a questo io vorrei vabbè, lo guardiamo dopo. Allora, volte che vi do un attimino un'anteprima, per esempio prendiamo l'euro dollaro aveva, dove adesso praticamente ha avuto un segnale long in questa zona qui, per dire che ha pagato 140 pips, ok? Questa sarebbe la zona del target, ok? Quindi rimane, è come se fosse un swing trading adesso praticamente. Adesso abbiamo avuto il segnale, che è la linea verde, questa zona qui. La linea verde viene tagliata dal prezzo a rialzo se la linea verde è sopra, se la linea verde nel caso come era questa sotto, abbiamo un segnale ribassista, ok? Quindi si invertono prima o poi le due linee, vedete anche qui si sono invertite, la rossa è andata sotto, qui c'era la verde, il prezzo poi la taglia. Quando abbiamo un taglio netto così, cioè così, è un po' difficile per lo stop loss vicino. In questo caso qui era un po' strano perché il segnale è venuto qui, però ha rimbalzato un paio di volte, ok? Entrando qui si prendeva lo stop loss della linea rossa, quindi bisogna stare attenti quando le linee rosse sono troppo vicine. Non era tanto chiaro, però sul breakout di questo massimo qui, che qui c'è un massimo, sul breakout di questa zona qui, il segnale era bello chiaro perché lo stop loss era la linea rossa. Si entrava a 150 pips. Scendeva ieri su un retest, quindi questa zona qui, oltre a essere un retest di una zona che siamo comunque entrati, è una zona di pullback. Quindi questo era il long di ieri sera. Molto semplice. Io ho fatto un piccolissimo long, ma poca roba, tarda serata. Quelli tranquilli che li metti, quelli togli subito se vanno in positivo, insomma, una roba senza andare a puntare a qualsiasi, a qualche target o una cosa di ritracciamento. Mi ho fatto questo. Se andiamo a vedere, per esempio, nei cicli, vediamo, allora, no, questo no, vediamo che l'euro dollaro praticamente su H4, quindi lo stesso time frame dell'overline, abbiamo un ciclo così.
Ok, allora io ieri poi ho riprodotto un po' un'analisi per essere adeguato. Perché ho messo questa Y così? Normalmente posso calcolare che il ciclo è questo e lì finisce, ok? Quindi per il momento io non lo so ancora, però lo metto qui, dovrebbe essere già nel ciclo 2, quindi da aspettarsi nuovi massimi rispetto a questo minimo. Però adesso qui l'incappare in una trappola. Allora, il problema era, prendiamo l'esempio pratico di martedì mattina. Martedì mattina io ho tradato l'euro-dollaro a parte un piccolo short, tutto in long. Scusate, a parte un piccolo long, tutti in short. Long non li ho più fatti nemmeno sulla mega salita. Quindi avevamo praticamente oggi è giovedì, mercoledì, martedì. Vedete che la giornata di martedì si protrae solo a rialzo. Mannaggia, allora cosa succede? Ho venduto l'euro-dollaro perché stava salendo, ma doveva chiudere qualcosa, ok? Anche per questo poi ho iniziato a inserire questo pezzettino di grafico che vedete qui, non c'è più nell'analisi ciclica, ma diventa su H4, un pezzo Y, ok? Quindi un po' allungato il ciclo proprio perché non tardava a chiudere, quindi vuol dire che c'era qualcosa, che questo pezzettino qui non era un ciclo 1, l'ho rifatto, ho rianalizzato a mio piacimento, ma perché? Non perché voglio cambiare cicli, ma perché così almeno ho un andamento da seguire, no? Logico, perché se io facevo partire qui la distribuzione ciclica, avrei avuto tutto questo pezzo di 34 candele con ciclo 1 dentro, quindi 4 cicli, quindi questo deve essere l'1 e sì, andava poi a perdere, non si capiva bene dove era l'1 e questo poi un 2 e diventavano troppo lunghi, non si capiva, ok? Quindi ho messo questo pezzettino qui e ho calcolato. Il problema adesso sta quando si incomincia a vendere troppo presto, per esempio questo. Il problema non sta nel star lì, speriamo che adesso crolli. No, perché lì piange sul lato versato, piange sulle posizioni già aperte, inutili, lei è aperte, ok? Quindi già lo stato d'animo, allora ci si impegna magari anche tanto nell'essere onesti con se stessi. Che bella parola, eh? Essere onesti con se stessi è no, adesso questa volta ne ho bruciati tanti, questa volta qui seguo il consiglio, che poi non è neanche un consiglio, è soltanto una cosa. Non mi viene un'altra parola, però ti dico, tu hai dei problemi, no? In generale, no? Tu, nel senso voi, in generale, anch'io, abbiamo dei problemi che ci si rovina la giornata perché nel momento in cui si è deciso che questa giornata qui era short, si cominciano ad aprire degli short e il mercato continua a salire, ma addirittura si fanno troppe operazioni, abbiamo 5 operazioni short. La giornata è andata, voi andate a letto stanchi, distrutti, perché aspettavate che il mercato scende e il giorno dopo non sapete se continua a scendere. Questa è la cosa più brutta che vi può capitare, rovinare lo stato d'animo con le proprie mani. Quindi, quando io consiglio, tra virgolette, delle site giuste, proprio per evitare questa cosa qui. Poi ci sta che magari, guarda oggi, guarda, doppio, tre massimi qui. Qui la faccio più pesante e ci fa un'operazione più pesante. Allora, l'operazione più pesante, prima cosa non la dovevi fare qui, la dovevi fare qui in alto, se in caso. Ok? Però se ti scappa, non è guarda che ignorante che sono stato, ma Paolo lo dice sempre, ho fatto le size troppo grandi, adesso di nuovo c'è il conto. Ci sta, non è che uno si deve dare la colpa perché ha sbagliato o ha esagerato le size. Ogni tanto ci sta. Però dovete anche calcolare che il conto deve tenere questa salita, perché se il conto è da 2-3 mila euro, avete fatto 2-3-4 lotti, qui si brucia. Poi è normale, diciamo, hanno aspettato a me e poi è sceso. No, hanno aspettato che tu non avevi soldi, ma non è colpa, no? Nessuno lo vede, nessuno vede il tuo conto, o se sei tu che stai perdendo i soldi. Tu immagini questa cosa, quindi è la cosa più sbagliata. Ok, comunque, siccome se noi andiamo a vedere il grafico, anche adesso a palla ferma, proprio così, long, long,
prendo solo le espansioni lunghe perché questa praticamente è una espansione laterale, quindi non mi interessa perché è come se avessi tradato lateralmente. Espansione long, ok? E questa qui, per esempio, potrebbe diventare una espansione rialzista oppure una lateralità. Allora, se qui non trado, perché qui anche se avessi comprato e venduto ne esco bene perché non sono mai andato in panico perché il mercato si è contratto in un range che vedevo la quotazione andare positivo, negativo, però non più di tanto, quindi non mi sono allarmato, ok? Tra virgolette allarmato, non mi sono rovinato il morale, non ho rovinato la giornata e diciamo tra virgolette me ne posso fregare perché intanto la size era quella giusta. Al limite, se mi saliva fino a qui, da qui mettevo un mega lotto e facevo 10-15 pips e mi chiudevo queste operazioni. Per farvi un esempio, ma se qui era salito fino a qui o fino a qui, avevo tante operazioni aperte, non posso più aprire il mega lotto e sono anche addirittura un po', diciamo, svogliato, perché dicevo, finalmente, dicevo, nuovamente mi trovo, mi sono ingabbiato in una situazione che non posso fare. Poi la cosa più sbagliata è sta salendo tanto, sono le 9 di sera, sono distrutto, ho le lacrime agli occhi perché sono davanti alla moglie da stamattina e mia moglie mi ammazza se vede il conto e passo un long da qui e fai un long da qui. Nel peggiore dei casi il tuo long di notte non riesci neanche ad andare su, ma ti svegli, sono qui e crolla così. Quindi poi hai tutte le operazioni da chiudere, ma hai il long qui in alto. Il long logicamente l'hai fatto un mega long perché devi ristabilire il margine, ma non se ne brucia il conto e ricominci da capo. Quindi, che senso ha fare trading così? Andiamo avanti. Quando io parlavo, mi sembra a volte mi odio, devo mettermi uno specchio qui davanti, no? Perché odio intanto quando dico, quando io dicevo, quando io ho detto, ma non è che lo dico perché sia il Messia. E ho visto dicendo una cosa che è sacra, no? No, ma se io dico da qui a qui il range 150 pips, ok? Era fino a qui, poi ne ha fatto ancora 30, ha fatto 180 pips, mi pare quella giornata, mi pare un po' di più, 180. Da qui io non, cioè non sarebbe da pazzi comprare ancora, o meglio comprare perché il range è già stato contratto tutto il range possibile che statisticamente mi dà una candela daily e quindi comincio a vendere sui massimi. Bene, il giorno dopo io mi trovo qui, la candela voleva partire a rialzo, incomincio a vedere che deve chiudere. Questo è il ciclo di chiusura. Toccava il pivot ieri, non si è fermata. Secondo pivot, io avevo dato infatti in questa zona qui 98,60 come take profit. Quando gli ho scritto e ho chiuso il PC e sono passati 3 minuti, mi pare, e le persone erano già andate a tagli perché erano lì vicino, avevano 10 pips. Ok? Quindi ho fatto il mio lavoro. Allora, lo sconcentrarsi moralmente, perché tutto è legato, io me ne accorgo da come si sta bene, quando hai tutto quanto sano, ma non tutti i conti sani, nel senso che è tutto quanto sotto controllo. La cosa più bella che esiste, no? Quando però ti rovini moralmente, che non hai più le idee chiare, che dici: ok, io devo guardare il grafico e devo trovare, visto che devo short, devo trovare la possibilità di un ritracciamento. Allora, prima cosa sono andato a rivedere i cicli su H1 e sono andato a vedere, dicevo, se qui mi parte il ciclo 1, la distribuzione è ancora in essere, deve chiudere, perché mi aspettavo la chiusura qui, temporale, proprio perché vedete che il tempo, se io lo metto come era prima, anzi, ne facciamo un altro, come era prima, questo doveva essere il ciclo 2 e non finiva più, doveva finire qui, ok? Esattamente. Ok, li lasciamo gialli così si vedono bene, no? Lo copio, vediamo se riesco a copiarlo. Prendere, ecco. Questo qui era praticamente il ciclo. Ero addirittura già in ritardo del ciclo, era questo, ciclo 1, che era troppo grande, però era questo. E adesso praticamente io prendevo, vediamo se riusciamo a farlo così, sì. Un altro, per metterlo qui, togliamo questo così è ancora più preciso, ed era questo lo schema trading che avevamo noi, era questo.
Allora, per chi non c'era, vedo i tanti nuovi. Poi io dico siete tanti nuovi, tanti venite, guardate, andate nel blog, avete tempo stamattina, domani no, quindi andate, tornate. Io parlo, vado diretto perché ho tante cose sempre da fare, c'è da dire, e quindi passo, vado a quello che abbiamo visto ieri, sia in chat che abbiamo visto l'altro ieri nel webinar, continuo il mio lavoro come devo fare, no? Ok? Allora, questo qui era un ciclo, vediamo se si vede poco, prendiamo, anzi lo disegno qui in alto. Questo era il ciclo. Aspetta che si vede, perché sennò. Okay. Il ciclo partiva qui e finiva qui. Ok? In questo caso finiva qui, no? Partiva, finiva. Allora, mi immaginavo che il ciclo 2, la seconda gamba, terza gamba, non deve andare. No, non deve più andare, il tempo era maturo e da qui crollava. Vero? Però mi aspettavo questo. Giusto. E lo short l'abbiamo fatto in tanti, ma io e Stefano in particolare ci siamo anche iscritti. Ed era praticamente che tutta la giornata è cominciato a salire, noi avevamo i primi short in questa zona qua, addirittura qui. Quindi il primo, il secondo, il terzo, ok? Poi mi sono fermato, il giorno dopo da qui ho rimpiazzato uno short, sia qui che sulla sterlina dollaro, quello che abbiamo fatto ieri. Sa, chiaro che io mi sono preso tutti quanti le mie operazioni, più così in positivo. Questa qui era una delle più pesanti, ora, no? Cioè non era pesante come questa, era un po' più grande, allora con questa qui sono riuscito a recuperare tutto. Ho aspettato praticamente il momento giusto del ritracciamento. Allora mi dite, ma cos'è che io... Qui entriamo un po' in una cosa un po'. Come facevi Paolo a sapere che crollava ancora così tanto? Devi avere fede. Questa devi avere fede è la cosa più brutta che uno ti può dire. Però nel trading io preferisco non dire devi avere fede, ma ho usato diverse volte la parola ci devi credere. Siccome sono astratti, cioè sono astratti dal punto di vista ciclico, io non posso dire che è una certezza. Se io vedo i mercati che si muovono così, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ok, sono del parere che posso tradare sempre, ok? Questa è una cosa classica, diciamo. Buono. Ma siccome io a volte ci sarà un ciclo così, oggi c'è un ciclo invece che diventa così, lo bassista, poi mi parte in un ciclo così, poi mi fa un ciclo così, poi mi fa un ciclo più piccolo, poi riparte e così via, no? E siccome non ho un andamento, diciamo, sequenziale, numerico, che è sempre lo stesso, però, disegniamoci un altro ciclo, parte il ciclo 1 diventa magari un po' più basso, il ciclo 2 mi fa così. Ciclo 3 diventa dei ribassisti, ciclo 4 che si riparte, poi mi fa così e poi così, no? Se notate, anche se ci sono degli alti e bassi poco coerenti con gli andamenti, per esempio questo massimo qui mi arriva fino a qui, questo però mi arriva solo fino a qui, questo mi arriva fino a qui. Allora io sono partito un po' in ritardo per via del login che non riuscivo a entrare, sono partito senza una tematica. E punto, focalizzo sulla didattica perché fare trading è una cosa che uno deve fare da solo. Okay? Prima cosa, adesso sto rispondendo a un paio di nuovi che chiedono del live trading, chiedono, ragazzi, non è che sia un sacchetto di patatine, lo apri, lo dai a tutti. Non è così. Il trading è una cosa personale, addirittura potrei dire intima, perché fare trading è veramente il trading più bello è quando lo fai da solo davanti al computer. E sei concentratissimo, quello è trading, te la fai e te la dici guardando i grafici, però per chi sceglie di seguire una persona che ha dimostrato, perché l'ho dimostrato tante volte, non dico di essere profittevole, di saper leggere i grafici e dire in anticipo quello che sta succedendo, l'ho fatto anche l'altro ieri live nel webinar. Certo, anch'io intanto mi sbaglio, se no non avrei fatto gli sbagli degli short, sbagli tra virgolette che sono dei trade fatti, non esiste un trade sbagliato, un trade giusto, sono soltanto dei trade che sono andati così e si devono risanare in qualche maniera. Quindi poi c'è la gestione, il recupero e tutto il resto. Ma in un webinar, secondo voi, non è più bello vedere, posso vedere un euro dollaro che sale, che scende, magari anche a lungo termine, posso dirvi che questa settimana è long o short,
E poi a un certo punto vi immaginate che state lì davanti al computer, seguite la mia analisi o seguite il mio consiglio, che da che poi ho detto che tutta la settimana sarà long. Ah, ma qui posso entrare short perché è salito tanto, e incominciate ad aprire degli short e vi ingabbiate lo stesso. Quindi alla fine, per quello che dico, è una questione di intimità, rimanere da soli e fare le proprie decisioni e sperando, tra virgolette, io spero per voi, ma non spero per il mercato, di avere ragione. Quindi è importante sapere che se io ho una campana gaussiana qui sotto del mio indicatore ciclico e so che qui è ancora alta così, magari non vado short perché cioè, magari non vado più long perché so che prima o poi dovrà chiudere la campana e fare così. Quindi in questo momento qui dove la campana scende, io questo qui non lo prenderei mai long, farei uno short, questo farei uno short, questo farei uno short, anche se magari se ok è molto alto potrebbe salire per nuovi massimi, ma io sono in campana gaussiana. Quindi far chiudere una campana gaussiana qui, pensando che poi riparte tutto a rialzo, a volte avrai ragione, a volte avrai soltanto una questione del genere, zac, come ieri ciclo 3. Ok? Quindi da qui in poi, questo pezzettino qui, ci devi credere, ok? Non è che devi avere fede che i cicli siano sempre così, ma de ci devi credere perché, nel senso che se non credi all'andamento ciclico, allora non usare i cicli come strategia, perché sennò non ha senso. Ok? Però finiamo un po' il discorso, lasciamo la penna. Prendiamo la penna, lasciamo quella blu. Anzi, prendiamo anche qui i puntini rossi. Facciamo dei mini, prendiamo dei mini tipo questo qui. Questo qui. E magari vi dico, qui non ho tanti esempi, ma prendiamo questi. Ok? Sono dei mini. Buono. Se voi notate, in questa zona qui, dove tutto è andato, ha fatto tre massimi, no? E io magari ho incominciato a fare da qui, che è il primo massimo, anche se questo viene dopo, però uguale, non importa. Da qui ho incominciato a pensare, ho pensato a questo, diciamo solo la linea tratteggiata. Io ho pensato a questo, si vede, no? Sono dei puntini rossi, ok? Ho pensato a questo tragitto qui, buono. Nel L'andamento rialzista, ok, quando incominciava a cadere, io ho incominciato qui a vedere il mercato così. Ok? Cioè io mi vedevo, sto facendo degli esempi, mi vedevo qui il mercato tratteggiato rosso che scendeva e quindi ho incominciato a comprare operazioni. Ok? Vedete che ho comprato qui, comprato qui. No, scusate, cioè comprato, sono dei massimi. Io ho cominciato però nella discesa, questa rossa, a comprare, non dico sui minimi assoluti, ma ho comprato qui, magari ho comprato anche qui, magari ho comprato anche qui, sulla linea rossa che stava scendendo, perché io mi immaginavo, cioè mi immaginavo la chiusura, scusate, sto facendo confusione perché mi sono, gli occhi sono andati nell'altro mondo, ricomincio da capo spiegazione. Allora, io mi immaginavo, la devo fare lunga se non mi sbaglio di nuovo, la linea rossa, mi immaginavo la chiusura di qualcosa, questo massimo qui. E ho incominciato però, visto che stava chiudendo, a vendere, scusate, queste sono linee rosse, a vendere. Il mercato però, al posto di darmi ragione subito, incomincia a salire, infatti vedete da qui, comincia a salire, 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 salire. E poi incomincia però la sua discesa da qui. 1, 2, 3. Allora qui abbiamo la stessa analoga situazione di prima. Io ho comprato, no, cioè io ho venduto, però il mercato saliva. Quindi a un certo punto, se questo era un massimo, se questo era un massimo e se questo era un massimo, io in queste zone qui ho venduto, cioè avevo il prezzo in vendita qui sotto. Devo cercare di capire quando prima o poi da dei massimi scende. Allora, questo era quello che mi immaginavo, prima o poi dovrà fare la discesa e poi l'ha fatta qui. Ok, prendiamo la stessa situazione, ve la disegno però qui, poi finisco il discorso. Questa qui è una situazione long. Se mi aspettavo dei long, giusto? In questa zona qui, il mercato però, vedete che va a fare due nuovi minimi. Cosa succede? Visto che mi aspettavo dei long, io in questa situazione qui ho incominciato, mentre scendevo, mi aspettavo questa salita, di comprare. Ho comprato qui,
Mario ha comprato anche qui, Mario ha comprato anche qui, mi aspettavo la salita. Allora, se io vado però a vedere che mi sono rovinato il morale perché aspettavo, tra virgolette, speravo questa discesa qui rossa, prendiamo magari il pennarello, vediamo se riesco a farlo così. Aspettavo questa discesa rossa, me la disegno così perché è interessante da capire quello che voglio farvi vedere. Poi immaginavo la salita verde, questa cosa qui, e nel frattempo io mi mettevo contrario. Cos'è che si è perso all'interno di queste due gambe? Allora, questo te lo sto dicendo anche per te, sai, qualche volta magari è meglio che vai fuori a tagliare l'erba e fai un altro lavoro, nel senso, nel momento in cui non hai, visto che ti fa arrabbiare che non esiste a volte il ciclo 4. Però se sai che a volte il ciclo 4 non esiste, quella mezz'ora lì, leggi 10 pagine di libro, 20 pagine, non so quando veloce sei, vai fuori a tagliare l'erba, vai giù, c'è la casella della posta, c'è il pane, devi andare a comprare. Quindi aspetti, perché il mercato, visto che questa salita la doveva fare e te la farà probabilmente più tardi, ok? Quindi questa salita qui, questa mentre scendeva te l'ha fatta qui, ok? Giusto? L'ha fatta prima. Tu, mentre scendeva, te l'ha fatta dopo e poi è crollato di nuovo. Quindi alla fine questa era la salita giusta. Poi però, attenzione, io da qui devo calcolare che se da qui sale, io arrivo da un minimo, no? Giusto? Allora posso fare così. Mi sto facendo uno schema per farvi capire come si muovono i mercati nella lettura ciclica, perché e io sono riuscito, e questo veramente non me lo toglie nessuno, dal metodo ciclico che sembrava una cosa talmente complicata, numerica, che cosa chissà quante candele, perché si gira quando è short, non lo so, non capisco. Semplificato con il metodo fascia e già tanti hanno inquadrato. Poi nel metodo fascia unisco la numerica anche lì nei numeri e già è un passo avanti. Poi ho fatto del metodo fascia e del metodo ciclico un metodo schema 3D, proprio una schema di dove lavorare, quindi ancora di più, come se avessi un foglio di lavoro. E adesso sto cercando di spiegarvi la parte di dietro le quinte, perché mi devo comportare come. Perché mi devo comportare come è una cosa molto importante, perché va bene, io so come mi devo comportare perché c'è un ciclo. Siccome io a un certo punto ho capito, però a un certo punto mi frega perché io qui non vedevo, vedevo la discesa e ho cominciato a comprare, ok? La salita viene dopo, ahimè, perdono. Però io devo capire che se non arriva la salita qui, che sta scendendo, a me manca questo pezzettino qui di grafico, ok? A me manca questa mega discesa, mi manca, ok? Quindi io devo capire dove sono e quello che dovrebbe succedere. Perché l'altro giorno nel webinar dell'altro giorno dicevo bisogna sapere quello che è successo ieri, e lo sappiamo perché lo vediamo, sappiamo quello che succede durante, perché stiamo proprio nel momento in cui accade, siamo davanti al computer, però non sappiamo quello che è nel futuro. Io me lo immagino nel futuro per fare trading, però mi devo anche immaginare il futuro per le operazioni che ho fatto nel passato. Quello che dicevo l'altro giorno, no, aveva anche un po' di senso, no? Adesso prolungo questa salita qui. Siccome io mentre saliva, io comincio a vendere perché c'è una salita, quindi vendevo in questa salita che poi non si è fermata qui e ha continuato a salire. Ok? Quindi mi aspettavo questo. Ve lo disegno così il grafico, così poi vi dico anche il perché di questo discorso e di questi colori così da prima elementare, no? Io vi ho disegnato un grafico che non è laterale. Ok, notate che poi qui continua. Ok, le trasgressioni del grafico. Allora, quello che vedete verde rosso è il movimento di un grafico euro-dollaro. Quello che è buy, sharp, se sale, scende, sale, scende, sale, scende, sale, scende, sale, scende, che poi potrebbe essere
Candela long, candela short, candela long, candela short, candela long, candela short, candela long, candela short. Allora, la particolarità che noi vediamo in questo grafico è che noi abbiamo un minimo. Qui sotto non ci deve andare, giusto? Anzi. Qui sotto non ci deve andare, lo disegno con un pallino giallo che serve il nostro minimo di Gauss, giusto? Il max Gauss. L'indicatore ciclico parte più o meno poco prima, incomincia a fare così, comincia a salire, lo disegno io così, no? Quindi l'indicatore è quello, cioè alla fine è quello, incomincia a scendere e poi mi riparte. Ok? Questo è l'indicatore. In ogni caso, né statisticamente, nel migliore dei casi, fa questo movimento qui che è una campana, io la chiamo, si chiama campana, ma è anche un movimento, diciamo, come un arco, un semiarco, un semicerchio, no? Quindi io a un certo punto io so che quando sono arrivato a un tot di tempo, ho ritrovato nella parte centrale, mi aspetto nella parte più alta dell'indicatore, io la chiamo lunetta, mi aspetto il max Gauss, che è quello precedente, quindi vado a vedere, per esempio, il max Gauss in questo caso è questo. Vedete come i bambini, mi sto facendo un disegnetto, ma per farvi capire il perché del panico quando non c'è il panico. Se io so che questo è il max Gauss, ok? Cosa devo fare? Vabbè, adesso qui lasciamo stare che l'esempio l'ho fatto in questa gamba qui, ma potevo farlo benissimo anche in questo, oppure in questo. Se io sono qui, noi avevamo un ciclo che comunque diventava un po' ribassista, tutto il resto, ma è uguale. Lasciamo stare l'esempio che non è proprio quello coerente ai tempi, ma è uguale. Quando io sono qui, vorrà dire che da qui in poi non mi aspetto nuovi massimi perché la campana gaussiana, facciamola così, me la immagino che chiuda, quindi non farò più dei long. Però in questa situazione qui, che il mercato sale, se in caso, visto che sta salendo, io mi aspetto di incominciare a venderlo. Presso a poco nella zona del max caos lo vendo. Quindi se poi, perché vi sto facendo questo discorso? Perché io lo voglio vendere aspettando questa chiusura qui, che è quella che io so, perché a fine distribuzione mi chiudi la distribuzione. Questo è il primo ciclo, secondo ciclo, terzo ciclo, quarto ciclo. Vedete che i primi due li ho fatti più stretti, il 4 l'ho fatto, scusate, il 3 l'ho fatto più lungo e il 4 l'ho fatto più o meno come il 3. Cosa vuol dire? Se io ho cominciato a vendere qui e il prezzo non si è fermato, perché magari sale ancora, vado per farmi un secondo max caos, che ormai sappiamo questa regola che a volte succede, ancora meglio, perché io so che io lo devo vendere perché la distribuzione siamo qui, devo chiudere. Quindi da qui posso incominciare a vendere di nuovo perché mi aspetto questo. E qui, questa cosa qui che il cosiddetto di poi, se a testa ferma a tutti, se si va a vedere il cosiddetto di poi, quando in questa zona qui si è caricato di long perché ci si aspettava e poi, ah, ma intanto avevo, sì, era meglio aspettare perché prima o poi doveva chiudere la distribuzione. Quello che non è avvenuto qui di chiusura, perché ha continuato la salita e non ci si aspetta un nuovo max caos, ma magari una discesa e un trend così. Questa cosa qui che è venuta non vi deve far prendere paura, dovete mantenere, perché in questa giornata qui, di martedì, andate a letto come degli strazi avviliti anche oggi, il conto lì, ho tante operazioni aperte, cosa ho combinato, ma perché ho ascoltato Paolo? Ma giorno dopo ti trovi qui e hai. Ti trovi qui e hai. In quest'area qui, perché ormai sei stanco e non sei concentrato, ho aperto dei long, perché tutti questi short che hai aperto qui non riesci a chiuderli e ti metti nel panico. Ti sto salvaguardando da una cosa che hai fatto l'altro giorno, Stefano. Ti è andata bene, è andata bene così, però cerca di non sbilanciarti long e short, anche se con la classica regola, ma entro, chiudo subito. Non è vero, entri, chiudi in caso del positivo, se non è negativo lo lascio ricorrere. Quindi non, per quello dico, almeno con noi stessi bisogna essere onesti, no? Bisogna dirci le bugie, perché intanto nel momento in cui apri l'operazione tu sai già benissimo che non la chiuderai se non va in positivo. Lo sai, quindi visto che non sai, o entri con un'altra testa, di nuovo, visto uno specchio, mi do uno schiaffo, entro, stop loss vicino, sto lavorando in short, i long soltanto sono con lo stop loss, ecco per esempio, oppure eviti di farlo e ragioni di non fare troppi short, o meno che delle size tranquille, perché
l'evenienza che questa discesa qui, che io mi aspettavo magari il massimo, qui la metà, più o meno qui mi aspettavo questa discesa qui, no? Non è avvenuta, si è spostata di un tot ed è venuta qui. Questo spostamento qui devo aspettare, prima o poi ci sarà. Quindi, tornando ai grafici, io mi aspettavo che, però, non si vede. Io mi aspettavo questo. Così, immaginate, i cicli li ho letti sbagliati, ok? Oppure li ho letti anche giusti, una. Una, due, tre. Guardate che poi immaginate perché le tre ci sono già stanco, ci vuole concentrazione. Poi mi immaginavo il ciclo 2 parte qui, non mi fa un nuovo massimo, la distribuzione è già alta, mi farà una seconda gamba, eccola qui, mi fa una terza gamba e da qui io mi immaginavo il patatrac. Uomo umano, perché normalmente dovevo anche stare attento perché questo minimo sono minimi crescenti, insomma, però uomo umano, io mi aspettavo lo sol perché se notate questa zona qui e qui abbiamo l'indicatore sul non si è mai fermato, siamo a fine corsa che era questa, l'ultimo piccolino sol che si poteva fare. Poi qui eravamo già sopra questo massimo qui. Sopra questo massimo qui si doveva lasciare correre, questo pezzettino qui non si doveva più fare trading, ok? Era per il giorno dopo, questo pezzettino qui era per il giorno dopo. Quindi la soglia, scusate, sono gridato, ma mi è venuto fuori una tonalità più forte. La soglia da qui a qui è una permanenza di un tot di pips. Qui è. Se notate, quando io ho detto la giornata di il martedì ha già fatto la sua candela day di 150 pips, era più o meno qui. Quindi da qui in poi è stato l'ultimo short qui. Ok, il giorno dopo, quando il mercato mi riapre, mi trovo di nuovo qui, mi trovo sul doppio massimo, ho le idee un po' più chiare. Dico, ok, qui sta scendendo, deve scendere e chiudere la campana gaussiana. Il max chaos che cercavo, non sono riuscito bene a collocarlo, lo co vado a mettere su questa zona qui. Questo è il primo, questo è il secondo max caos, qui sopra non deve andare, deve farmi questo. Quello che mi aspettavo qui è venuto qui. Molto semplice perché ho sbagliato la lettura. Infatti ho ridimensionato la lettura e mi sono reso conto, e qui bisogna stare molto attenti, guardate, ciclo, ciclo, cicletto o quello che deve essere, non lo so. Ciclo. Quindi questo dove adesso io devo andare ad armonizzare i cicli sono il ciclo 3 qui. Ok? Bene, però ieri è successo anche una cosa molto bella. Ok? Quindi l'analisi rimane questa, l'ipotesi è questa. Continua, torniamo indietro. Tolgo questi quadrati che non mi servono più. Li ho già aggiornati con le analisi ieri, vi ho riempito di messaggi ieri la chat. Okay, ho messo tutte le analisi overline che dopo controllo perché ho avuto tante cose scritte su Skype, visto che tanti mi parlano di questo indicatore. Chiaro, il video è andato online e così via. Quindi ho una frattalità di 42 candele, ciclo 1. Me la metto, il ciclo 2 non chiude e vado a vedere però una frattalità di 40 candele. Qui dove l'indicatore incomincia a chiudere per poi ripartire la linea bianca, abbiamo una cosa un po' strana. Allora, per quello che oggi non ho ancora detto buongiorno in chat, non ho ancora fatto niente. Sto cercando di capire che cosa succede. Ovvero, se il ciclo 3, togliamo un po' di segnali adesso, se il ciclo 3 ha chiuso qui. Quindi mi parte da questa zona qui, la prima gamba che va sopra la media 12 e ritorna sotto il ciclo e diventa ribassista. Quindi una piccolina, una cosa del genere, poi ripartire così e poi dovrebbe correre così. Questo potrebbe essere un ciclo 3. Una cosa che non mi piace, che però va bene, ci sia, va bene anche che sia così, è
È che quando io ho visto partire questo, poi è sceso e poi la terza gamba me l'ha fatta così lunga, però va bene perché l'ha fatta nella lateralità. Quindi l'unica cosa che io adesso posso capire, che comunque non compro più perché devo vendere, perché la campana sta chiudendo, quindi long non ne faccio. Devo capire soltanto quando intervenire nella fase ribassista. Ok? Quindi fermo ancora per capire una cosa. Dove sono? Quindi quando non si sa, o ci si sveglia male, o non ha tempo, o problemi di fretta, tempo, lavoro e altre cose, meglio non fare trading, perché le idee non sono chiare. Cioè, è inutile entrare, devo entrare al mercato perché poi devo uscire e non potrò fino in ufficio guardare il computer. Cosa sbagliatissima, non fare trading. Guardate, una zona dove si può vendere al 50%, qui c'è il pivot, l'ho toccato. Una zona dove si può comprare al 61,8%. Infatti il mercato dal 50% scende, torna, rimbalza, rimbalza su, non c'è niente. Quindi il Fibonacci, che l'ho messo adesso, non mi sta dicendo niente, mi sta dicendo che okay, da questa espansione ribassista di ieri, 162 pips, okay, mi fai una salita di metà della distribuzione, il 50%, poi incomincia a scendere. Quindi non ho neanche qui le idee chiare. Ma siccome l'unica idea che ho io, riporto alla fine del discorso, è questa. Mi immagino che il prezzo sia questo il trend, ritracciamento, trend. Ok? Quindi mi immagino questa cosa. Siccome sta già facendo segnare short e non so ancora dove sono, devo aspettare. In questo caso io aspetterei che la candela mi dia un segnale short qui, magari una cosa di lateralità così, e poi short. Ok? Quindi questo movimento qui, che mi aspetto qui, adesso l'ho disegnato così, ma immaginate tre candele, quindi 180 minuti. Mi aspetto i prossimi 180 minuti. Qui vi faccio un discorso che io non me lo disegno, però potete farvelo. Allora, 99, mettiamo i massimi e i minimi della distribuzione. Distribuzione è un prezzo in movimento, non ha niente a che vedere con distribuzione di cicli, ma un prezzo in movimento è anche una distribuzione. No? Un attimino, lo rifacciamo bello. Ok, questo è il movimento. Quindi io ho un massimo della lateralità e un minimo della lateralità, più o meno. Che poi posso prendere addirittura i livelli 61,50 dove si muove l'interno. Però mettiamo questi 99,22, vado sul minuto e faccio così. Me li metto qui. Anzi, no, facciamo così. Andiamo una trend line. A disegnare bianca, la metto bianca e metto il livello parametro 99 e 22 se non mi sbaglio era. Adesso andiamo a vedere 99. E la disegno, mi va a finire lì in alto, vado a vedere 99 22, ok? Quindi abbiamo questa trend line, se la vediamo è qui in alto, ok? L'altra è 98 96. Cose semplici che 98-96, quando io devo fare trading, devo capire che questo è il mio lavoro. Quindi, se lavoro un paio d'ore a fare analisi, per guadagnare 100 euro è il mio lavoro. Quindi, star lì a guardare i grafici non mi porta niente. Quindi, 98-96. E abbiamo qui sul minuto il range della lateralità che vedo sul time frame H1. Quindi, mi immagino questo movimento qui. Siccome io voglio vendere. Ok? Da qui in poi cercherò nei tempi le vendite. Quindi sono qui. Notate il prezzo adesso, campana gaussiana, questo è il minimo di Gauss. Questo è il ciclo 1, ve lo disegno così, probabilmente questo, se no addirittura un ciclo 1 prolungato. Mi aspetto un ciclo 2 nuovo massimo. Ok? Questo è quello che mi aspetto, a meno che questo non sia il ciclo 1, questo è già il ciclo 2, mi aspetto un ciclo 3, non mi fa un nuovo massimo, perché questo è il max Gauss e quindi diventa poi ribassista. Quindi adesso dov'è che io devo vendere, secondo voi? Dov'è che devo vendere? Io voglio farvi arrivare ad un punto che, anche se ogni tanto bruciate un conto, vedete, ragionate, sì, ma io sono un trader, so fare trading.
E quindi meno conti, poi alla fine bruciate i conti, non bruciate più perché avete la mente diversa. La mente deve cambiare, da così a così. Allora io posso vendere qui sotto, con il rischio però che poi mi riparta. Posso vendere qui sopra, con il rischio che parta in alto. Quindi non posso vendere. Assolutamente no. Potrei vendere. E quindi andiamo avanti. Abbiamo detto da 3 ore. Allora, da qui non va. Vediamo quante candele ho già qui, 160, 116, sono poche. Ok, da qui, 175, 180. Qui io posso vendere o incominciare a vendere da qui. Quindi tutto quello che adesso viene qui all'interno di questo movimento qui non mi interessa. Quando però io arrivo qui e c'ho una campana che magari ha chiuso, ed è ripartita e ho il movimento laterale fino a qui, io sono qui in alto, da qui posso vendere, perché da qui in poi, dopo 3 ore sono praticamente, non qui, dopo 3 ore sono arrivato nella zona di vendita, quindi in questo tempo io dove voglio vendere questo. Perché posso guardare questo? I tempi, ma poi cambiano anche i movimenti, i prezzi, tutto il resto, ma partono, cioè abbiamo dei tempi assolutamente per vedere tutte queste cose. No, questo frammento di segmento di tempo ne copio uno e lo metto anche qui sul minimo. Quindi io ho praticamente dalla parte centrale che è questa, allora togliamo, ingrandiamo il grafico, togliamo Fibonacci, dalla parte centrale di questo segmento da qui a qui, la parte centrale è questa. Da qui in poi, che è la parte rialzista, da questa parte centrale, da qui in poi io posso vendere. Sulla distribuzione, quella che io calcolo, che da qui è partito il ciclo 3. Allora io avrei una piccola gamba, una gamba lunga, e avrei tutto questo tempo per poi dovermi fare un'altra gamba di chiusura. Vedete che il tempo qui è troppo poco, cioè dovrei arrivare a chiudere così, quindi già mi immagino una gambetta corta così perché non c'ho tanto tempo. Quindi un movimento che facendo così, vedete che normalmente non è un ciclo, ma è una formazione da condor. Quindi già all'inizio ho capito che probabilmente qui dove io pensavo ieri diventasse ribassista il ciclo 3, per criteri, per sequenza, per motivi che io non so e non mi interessa, vedo questa discesa qui come chiusura. Non è una regola intuitiva sui cicli, perché non ci si inventa niente, però è una cosa talmente palpabile e talmente davanti agli occhi che vediamo questa discesa qui. Quindi andando sotto la 12 e facendo questo movimento qui è un ciclo di chiusura. Quindi questa qui è talmente visiva agli occhi di tutti che posso assolutamente dare a me il torto di dire: ok, questo qui è il ciclo, mi sono sbagliato, il ciclo è più lungo, mi sono sbagliato, non importa, l'importante è che poi sappiamo, giusto, si è prolungato, allora può essere questo il ciclo 3, il ciclo 2, ok? Un po' lunghetto, però ci sta, magari questo qui non è incominciato qui, ma è incominciato qui, e allora ci sta di nuovo. Quindi il pezzettino, questo qui, che io avevo come scarto, vediamo proprio come lo scarto, come lo disegno sempre. Questo scarto qui, se io lo vado a moltiplicare e lo porto qui, se notate, da qui a qui, per farvi un'idea, oppure questo pezzettino qui, vedete, è un pezzettino di grafico in più. Quindi il pezzettino non ce l'ho alla fine, che ho perso. Dov'è che ha perso, che ha guadagnato, per dirvi il tempo, ma diciamo l'ha perso perché il ciclo doveva essere con frattalità inferiore, l'ha perso qui. Quindi praticamente io ho questa zona qui. Disegno così per farvi un'idea, poi posso lasciarlo benissimo così e vivere di questo ciclo qui e di questo ciclo qui. Quindi
Questo pezzettino di grafico qui in più, disegnato così, cioè più o meno in questa zona qui, ho questo pezzettino di grafico più che è un pezzo in più, quindi il ciclo 2 è questo. Molto semplice. Vedo che c'è questo movimento, io preferisco farlo qui. Praticamente queste candele qui di lateralità, da qui in parte il ciclo, ci sta anche 48 candele, ci sta. Ok? Quindi abbiamo il ciclo 1, ciclo 2. Adesso il ciclo 3 si sposta in avanti. Quindi io so che il ciclo 3, visto che si è spostato in avanti, su questi movimenti qui io lo posso vendere soltanto dopo la metà, che è un segnale long, quindi long, 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 zona short all'interno di questi due stanghette. Quindi vedete che c'è ancora tutto questo tempo per vendere. Si è spostato, ok? Può farmi la giornata in lateralità, per esempio, tornare sui minimi, tornare sui massimi, insomma. Però, siccome io della lateralità non ne sono tanto convinto, cioè ho paura più che altro, tra virgolette, che mi esploda qui diventi ribassista, infatti vedete che sta chiudendo, quindi può darsi che diventi anche un ciclo 3 ribassista. Proprio perché si incomincia ad avvicinare sui minimi, quando chiama un minimo diventa un altro minimo. Quindi con altre tecniche, tipo questo è il Max Gauss, incomincio a chiudere, ok? Infatti vedete sta chiudendo la campana gaussiana, si sta avvicinando al minimo. Allora incomincio ad avere l'idea che se mi rompo i minimi, quindi incomincio a farmi la mia lettura. Mi sono praticamente costruito già la strada e i tempi. Ho un range di lateralità, disegnato. Ho il minimo di Gauss, che è questo, quindi ho anche qui una ripartenza. Se io l'altro ieri che ho fatto degli short, mentre l'euro-dollaro partiva a rialzo, una cosa che nessuno poteva sapere, non mi sono allarmato. Non perché sapevo che il giorno dopo scendeva, però prima di chiudere ho aspettato, cioè, ok, si stanno spostando i tempi, chiuderà domani. Va bene, ma non voglio rovinarmi il morale, quindi lo so, no? Non subito rovinarsi la giornata. Allora, questa zona qui, ma dopo si è spostata il monte, 26, questa zona qui, che io vedo, allora, dobbiamo ingrandire il grafico per capire se questo che sto vedendo è un ciclo 1. Perché? Perché il minimo di Gauss è questo, però il max Gauss è questo, allora c'è qualcosa che non va, perché se mi fai il max Gauss già sul ciclo 1, mi proclami che tutta la distribuzione diventa ribassista, no? Perché avere un ciclo 1 così, già diventato debole, la campana è questa, sta chiudendo, mi aspetto una cosa del genere, giusto? Siccome la cosa mi puzza un pochettino, non lo so, vado a conteggiare i cicli. Vado a vedere se qui all'interno ci potrebbe stare un ciclo 29, 30 candele e qui vediamo 74, anche se il minuto è un po' così, ci sta, però io preferisco andare a vedere la regola, che cosa deve fare il ciclo 2 e questo la vedo col senno di poi, questa regola qui mi serve sulla lettura. Io l'ho detto tante volte, ma sfuggono queste parole. Sapere dov'è il ciclo 2 mi servono per la lettura, anche se lo so dopo, che questa qui era un nuovo massimo rispetto al ciclo 1, quindi questo. Io so che da qui è partito il ciclo 2, per esempio. Qui già posso pensare che sia questa. Quindi ciclo 2 che mi parte 28 candele, si deve fermare a 28 candele. Vedete che si ferma a 35, il primo punto da dove parte qualcosa. Quindi io ho già due idee. Scusatemi. Questo è il ciclo 1. Finiamo subito oggi puntuali perché l'altro giorno 2 ore, poi mi sparano, devono anche caricarlo, insomma, poi la gente si stanca anche a guardarlo. Uno che lo fa con passione non dovrebbero stancare, però questi separatori di periodo non ci sono. Vabbè, andiamo avanti. Questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, è la regola, quindi fa nuovo massimo, qui finisce il ciclo 2, questo diventa il ciclo 3 che è diventato già ribassista, quindi è andato a rompere questo minimo qui, quindi il ciclo 3 è partito qui. Allora, io per sapere questo, che è diventato ribassista, devo capire quanto lunga sarà la seconda gamba. E vedete che sta già tornando su sul pivot. Quindi probabilmente questo non era neanche il ciclo 1. Allora posso pensare che questo sia il ciclo 1, che questo sia il ciclo 2, scusatemi, che questo sia il ciclo 3. Quindi alla fine che questo qui sia una Y. Ma vedete che lo sapevo già adesso che ho aperto il grafico. Quindi immagino questa cosa qui. Questa so che ha chiuso qualcosa, quindi
un ciclo 4, una X, non mi interessa, ha chiuso questo. Ok? Mi parte così. 1, 2, 3 diventa di base destra. Quindi adesso, scusate, devo fare una cosa. Prendo, e qui vedete che incomincia a diventare interessante il metodo schema. Io sono contentissimo di tutto quello che finora sono riuscito a costruire. Ci sono dei metodi per tutti. Tutti sanno, cioè, c'è chiuso soltanto la statistica, l'indicatore dinamico, chiuso il dinamico e l'indicatore overline, che sono due indicatori statistici, no? Vedete, questo qui è lo schema. Io carico lo schema, lo porto qui avanti. Carico il secondo, lo porto da dove io immagino che sia finito il ciclo, quindi qui. Ok? Ciclo è finito. Perché c'è questa linea qui tratteggiata? Ah, questa cosa qui. Così. Questo minimo qui è uno precedente, quindi alla fine questo qui era il ciclo. Quindi adesso io non posso. Vedete come cade perfetto? Se non posso, non posso vendere, posso solo comprare dal pivot. Ok? Allora qui facciamo una cosa. Siccome la campana che usare sta chiudendo, io non posso comprare, giusto? Posso incominciare a vendere, visto che questa è la metà, più o meno in questa zona qui. Ok? In questa zona qui io posso incominciare a vendere, ma com'è che vendo il prezzo? Se questo è il ciclo 3, allora se qui in alto ho un segnale short, immaginate l'indicatore qui. Questo è il godimento per fare trading. Quando qui ho l'indicatore che si sta dando un segnale short, sono qui, da qui immagino la chiusura di questo ciclo. Chiaro che non lo farò se il prezzo qui in alto. Ok? Però se il prezzo mi rimane sotto questa zona, mi rimane sotto questa gobba qui, quindi sotto questa zona qui, mi fa così, questo è lo short. Allora posso anticipare lo short sul minuto ed è quello che mi aspetto su H1. Però attenzione. Noi abbiamo visto H1 e minuto, cosa ci manca? Allora abbiamo visto che sul minuto posso utilizzare questi due range di lateralità, ok? Per vedere cosa sta facendo il minuto. Posso guardare su H1, sono su un ciclo 3, quindi distribuzione in chiusura. Se sono in un ciclo 3, che è questo, qui devo essere, se questo è il ciclo 2, questa qui è la metà di un ciclo H4, perché sul ciclo H4 ho 4 cicli H1. Quindi qui sono nella metà. Allora anche qui, prima cosa, la metà di una distribuzione, ci si mette sempre la nostra trend line ciclica, che è di regola, e da qui sappiamo che se andiamo lì sotto può cascare il mondo, ma io non compro, addirittura vendo. Ok? Però qui siamo alla parte centrale di un 1 e 2 di un ciclo H4. Vado a vedere, H4 sono qui. Allora, attenzione, se questa qui è la ripartenza, abbiamo 98 e 40 più o meno, 98 e 40. Vado a vedere sul minimo di partenza 98 e 40, 98 e 35, questo dovrebbe essere il minimo, 98 e 35, ho sbagliato a contare. E 98 e 35. Quindi questo qui mi parte il ciclo, quindi da qui mi parte. All'interno di questa salita qui, che sono quattro candele, ho praticamente già avuto il primo ciclo sotto ciclo di un 15 minuti che io non uso, però questo è il primo. Quindi notare che qui abbiamo quattro candele, un ciclo, deve farmi ancora un ciclo 2, quindi mi immagino addirittura che all'interno di una distribuzione H1 io abbia questa situazione qui. Dov'è? Fammi vedere. Praticamente qui all'interno avevo l'1, il 2, il 3, il 4. Qui all'interno ho i quattro cicli. Ok, che mi aspetto qui i quattro cicli. Quindi anche questa è una definizione. Se io so che sono nel ciclo 1, mi aspetto ancora il ciclo 2, nuovo massimo. Anche se non mi farà un nuovo massimo rispetto a questo, forse. Però questo è un ciclo 1 forte, mi aspetto nuovi massimi. Quindi quello che sto facendo adesso di chiusure saranno solo dei ritracciamenti. Visto l'andamento, mi aspetterò solo dei massimi. Quindi attenzione, su H4 io sono solo compratore. Su H1 sono venditore perché sto chiudendo il ciclo 3. Però del ciclo 3, questo pezzettino qui non mi piace, perché se questo qui è il ciclo 3, abbiamo detto che qui dovrebbe partire. Allora, questo primo pezzettino qui è la partenza di un ciclo 1 su H1. Quindi questo minimo qui non può essere un minimo di ciclo 3 e quindi avere qui l'1 e il 2 di qui dentro. A meno che io non abbia l'1 che sia un ciclo così, ma è un pezzettino. Quindi il ciclo 1 finisce qui. Quindi
Devo rivedere l'analisi qui. Vedete come cambiano tutte? Cambiano le analisi perché da qui in poi c'è qualcosa di sbagliato. Qui è un ciclo 1. Vedete come trae l'inganno, però io devo scegliere sempre la strada superiore. Attenzione, rimane l'idea che deve chiudere qualcosa, ma un ciclo 1 lo può fare su una distribuzione che sta chiudendo? No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, allora vado a vedere com'è questa qui, tutta la distribuzione. Allora, il ciclo 1 che partirebbe qui, 95,33. Se vado a vedere, 95,33, eccolo qui. Quindi questo qui è tutto un ciclo. Allora, qui, tutto un ciclo H4. Ok? Quindi questo è il ciclo H4. Quindi, tornando a noi, qui dove è partito su H4, questa zona qui è tutto il ciclo che dura 25. Quindi qui ho fatto partire una Y perché qui ci stanno dentro 4 cicli. Quindi in questa zona qui che è partito il ciclo 1, deve partire un ciclo, il ciclo 2 deve partire il ciclo 1, esattamente qui. In questo movimento qui che sono 16 candele, quindi 4 candele H4. 4, 5 candele H4. Ok? Quindi qui mi deve partire qualcosa. Devo vedere che la distribuzione precedente, questa salita può essere finita qui. Quindi la cosa che io mi potrei aspettare adesso, se è in coerenza con i cicli, qui si fa confusione perché a un certo punto, intanto, anche qui da mesi, mesi, mesi che fai i cicli, intanto Paolo potesse aggiornare l'aerodollaro perché ci si sfasa in questo momento qui, perché non si è andati a armonizzare che questo è un ciclo, quindi qui mi deve partire un nuovo ciclo 2, quindi questo qui è il minimo di Gauss e mi deve partire a rialzo. Io posso soltanto capire che magari il ciclo 2 non diventa rialzista. Quindi una regola sana, quello che io uso. Vedete questi rumori fuori, stanno. Io abito in aperta campagna, stanno rompendo tutta la strada per mettere la fibra di vetro. Chissà a chi serve. Ma vabbè. Quindi io so che da qui in poi sono ribassista, però all'interno di questo io so che questo è il ciclo 1 su H1. E io, oppa, questo sono che toglie. E io so anche che questo, allora visto che qui il ciclo 1 è partito, alle 17 qualcosa in questa zona qui avrò tutte distribuzioni sul minuto che preferirò andare a prendere quando chiuso per ripartire. Vedete che poi il tempo sorte da questo. Io per esempio questa qui non l'ho neanche condivisa, però avete visto che dal pivot ci sta lo sort, sta scendendo, no? Ci sta. Allora io aspetterei adesso di capire, visto che tutta quanta la distribuzione è diventata così, questo è un 1. Questo è un 2, ritorniamo qui perché sul minuto non ce ne frega quello che fa H1 e H4 in questo senso. Siamo nel ciclo 3, notate quello che vi dicevo prima, che qui torniamo, bellissima questa puntata, è fantastica. Piccola gamba, gamba lunga, piccola gamba, gamba lunga. Notate che il ciclo è stato coerente nelle sue distanze. Ok? Bene. Torniamo a noi, se andiamo a vedere però su H1, io mi aspettavo. Sul ciclo 3 che l'ho fatto partire ieri, qui gamba corta, gamba lunga, gamba corta, gamba lunga. Invece no, mi ha fatto una gamba più lunga. Proprio per questo so che qualcosa non va e mi è ripartito qui. Quindi questo qui è un ciclo, sta andando fuori dalla lateralità. Continuazione del ribassista, non lo so, però continua a fare qualcosa di ribassista. Allora io so che comunque, se questo qui è comunque perché è, lo sappiamo, un ciclo, prendiamo questo, un ciclo 1, quindi un ciclo che in questo caso è il ciclo 1, se io lo so, faccio così, da qui in poi il ciclo 1 diventa ribassista. Quindi avrei un ciclo 3 su H4. Che da qui c'è cioè ciclo 1, ciclo 2 su H4, che da qui diventa un ciclo 2 ribassista. Quindi vuol dire che la distribuzione da qui in poi
siccome il ciclico lo deve prima partire, cioè devo avere ancora il segnale ciclico e non l'ho avuto, se lo vado a immaginare che è già andato sopra la trend line ciclica e ha un ciclo 2 già partito, diventa ribassista. Una volta diventa ribassista, tutta la distribuzione su H4 diventa ribassista, salvo imprevisti che sia irregolare, uno o due cicli, ok? Quindi io ho riaggiornato questo mettendo da qui il ciclo 1. L'ho riaggiornato. Ok? Adesso sto ascendendo. Notiamo, io potrei adesso aspettare la chiusura della campana gaussiana. Quando ho tutto il tempo a posto, se il prezzo è ancora qui sotto, non faccio niente, ma se il prezzo è tornato sopra questa zona, è il mio long. Però è un long che non farò per portarlo sui nuovi massimi. Il long deve rimanere all'interno di questa struttura. Quindi quando ogni tanto dico ok, preferisco uscire dal long perché non mi piace. Okay? Quindi adesso aspettiamo di capire i tempi, quindi ancora ho il ciclo 4. E anche qui lo sbaglio di ieri, adesso mi ricordo che mi pare che era Tommaso, mi ha mandato un'analisi su qualche coppia. Non puoi far finire qui il ciclo, cioè la distribuzione, cioè come fai a far finire qui la distribuzione? E anche perché magari a volte anche tu, Stefano, no, odio il ciclo 4 come lo salta, la fai finire qui, mi parte. No, devi aspettare questa zona qui. Perché devi aspettare questa zona qui? Perché la campana gaussiana non si è ancora sfogata, quindi può farti il ciclo 4, ok? Quindi ti fa il ciclo 4 e chissà dove finisce, ma continua all'infinito, ok? Invece no, ti fa un ciclo 1 e nei suoi tempi poi chiude e ti fa il ciclo 2, quindi tu da qui sai già che puoi andare long sul ciclo 2, quindi elimina questo tempo qui, vai a farti la barba, vai a farti la doccia, vai a fuori, taglia l'erba, no? Vai a raccogliere i frutti, capito? Cioè il tempo è quello prezioso, se non sai stai solo a fare danno, quello è il problema, ok? Allora 10:27 io non ho fatto nessuna operazione oggi. Ma la tranquillità che mi sono goduto ieri è stata fondamentale. So che anche oggi non ho fretta. Basta che faccio un trade solo, basta. Un trade, due. No? Poi avete visto per chi c'era nel webinar lunedì, ma chi c'era anche nelle ultime condivisioni e tutto il resto, non è che posso condividere tutto perché, per esempio, nel webinar di lunedì io sono entrato e uscito nell'arco di 20 secondi. Cioè sono entrato 5-10 pip, sono uscito. Ed era il movimento che mi aspettavo. Quando io ho fatto 3-4 volte l'operazione del genere, io chiudo, basta. Cioè veramente il godersi la giornata e dire oh, oggi ho fatto questo, ho tagliato la legna, ho preparato questo. E godersi la giornata sapendo che comunque tu hai lavorato, il tuo lavoro l'hai fatto. Ci sono giornate poi che rimango tanto tempo al computer, sono invece giornate che preferisco non stare. Allora, se noi andiamo a vedere adesso l'accelerazione, vedete la direzione, la forza, però è poca forza, non c'è accelerazione. Vabbè, non c'è problema. Nei tempi saranno nella situazione long, devo aspettare da qui in poi il mio tempo rialzista. Quindi io qui da qui in poi ragionerò alle 12, quindi 11, tra un'ora esattamente, un'ora e mezza, ragionerò nella situazione rialzista se la campana gaussiana è bassa. Ma se poi il ciclo uno è diventato da qui in poi ribassista, vedete che si sta già avvicinando. Allora mi fermo. Proprio per quello, posso metterlo anche qui, però è la stessa cosa. Io potrei mettere su H1 questa situazione qui, questo Fibonacci qui, da questo minimo qui a questo massimo qui. E io so, guardate dove si sta fermando, sul 50%. Ma non è una regola che io devo comprare, però nel piccolo, nel brevissimo termine lo posso fare. Allora questa regola qui anche, vediamo i segnali. Io ho su H1 un 50%. Lo posso fare così o andarmi a prendere tutta l'espansione, come volete voi. Facciamo così che siamo prima. No, così vi do anche l'esempio, poi potete andare a prendere anche sul minuto la stessa cosa. 98,80. 98,80. Anzi, facciamo così. Prendiamo una trend line. 98 98 80 07 no? Così 98 andiamo a dire 98 87 98 87 ok e l'ho messa giù quindi ho questo livello qui dove è adesso il prezzo ma certo che lo vediamo però volevo farvi anche un po' di idee quindi questa zona qui io so che qui poi per segnarmelo, poi io
Lo faccio perché durante il webinar devo farvi la spiegazione, quindi lo faccio così. Questo so che è il 50%. Quindi quando io ritornerò qui sul 50% e il prezzo si è comportato come deve comportarsi, ovvero qui mi parte il ciclo 4, mi fa una lateralità, mi fa così, poi va qui e arrivo qui sul 50%, anche un po' più sotto. Se il prezzo rimane sotto il 50% non faccio niente, però quando mi ritorna qui in alto e ho anche la distribuzione di partenza, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Non vuoi entrare long qui? Però non adesso. Adesso potresti beccarti la discesa e andare a toccare un livello del, che ne so, il 38,2 di Fibonacci. Questo è il livello, prossimo livello dopo il 50. Guardate i tempi come sono perfetti. Vi ricordate che tempo fa io usavo le linee, quelle verticali, sul minuto, tutte quelle tratteggiate gialle, che a un certo punto si fa. Io no, perché le vedevo, ma. Chi mi segue dice, ma tutte queste linee cosa servono? Erano degli spazi temporali. Adesso gli spazi temporali non sono più statici, quindi non sono tutti fissi a 39 come li avevo messi a caso, ma li vado ad adeguare sul ciclo. Quindi questo ciclo ha una distanza che è questa, poi questa ha una distanza che è questa. Quindi me li porto avanti e bene o male, adesso per farvi un'idea, io usavo 39, ma oppala, per farvi un'idea, in questa zona qui, se io vado a vedere, il ciclo dura da qui a qui 29. Vedete che i 39 sarebbero stati più lunghi, sarei finito qui. Invece, vedete, questo ciclo qui dura esattamente 36. Ok, però qui dove l'ho fatto finire non parte, quindi scende. Quindi è tutto a posto, cioè, è avere l'idea chiara della fatalità. È questo. Adesso deve partire qualcosa, non si fa niente. Però quando arrivo qui e sono ancora sopra il 50%, o poco sotto, ma mi ritorno sopra, da questa soglia qui farò il long. Quindi avrò il long del 50% qui ed è avere il long da questa zona qui, cosa mi aspetto? Il discorso alla fine deve arrivare, il webinar o l'ora di appuntamento deve arrivare alla fine con una logica. Io mi aspetto prima gamba, seconda gamba, terza gamba. Mi posso aspettare anche una terza gamba più in alto fino a qui, però non mi interessa perché io la traderei solo fino a questa zona qui e poi lo short. Perché? Solo fino a questa zona qui, un doppio massimo, perché noi ricordiamoci che noi stiamo guardando adesso il Fibonacci perché ci interessava questa ultima salita qui, però noi deriviamo da un Fibonacci che è questo. Quindi andando a vedere questo, se io posso vedere dov'è il 50%, quindi mi aspetto un massimo fino a questa zona qui, 99,14. Quindi se io 99,14, se io entrassi qui, più o meno 99,14 sopra questo massimo non ci vado qui. Quindi questa è la mia espansione, sono 30 pips. Capite? Quindi ho già le idee chiare dove mi devo fermare. Non vado qui in alto perché posso farmi una gamba più lunga, però potrebbe anche fare il mezzo ciclo. E poi questa qui, se all'interno, se io faccio così, vedo anche il pallino centrale. Questa zona qui è la parte centrale. Quindi più o meno al centro sto cercando il mezzo ciclo, che può essere già questo. La terza gamba di un ciclo 3, dopo che un ciclo 2 però è diventato già abbastanza debole, perché se misuro il ciclo 2, la partenza del ciclo 2 più o meno è questa, o questa uguale, vado a misurare la chiusura del 50% è questa, chiuso più in basso ancora. Ok? Quindi tutte queste cose qui, come dico sempre, si deve leggere il grafico di quello che è successo prima, questo qui. È successo prima, questo è successo prima. Quindi io sono ancora all'interno di questa espansione qui, quindi all'interno del 50% potrei andarmi a fare nuovi minimi, rompendo anche la trend line ciclica, che poi non è più una trend line ciclica perché abbiamo detto che da qui parte il ciclo 1, quindi cancello anche questa. Questo in ogni caso è un ciclo 1. Se il ciclo 1 non mi va a fare nuovi massimi, poi diventerà ribassista domani, venerdì, lunedì e così via. Quindi ho tutta ancora la strada spianata. L'unica cosa che ho aggiornato i cicli all'ultimo perché questo è un ciclo 2 che deve ripartire. Ok? Adesso, se però mi fa una o due candele rosse, mi va a toccare questa zona qui e non è ancora fatto un segnale long, vuol dire che il ciclo 2 non è finito lì, ma è finito qui, per esempio. Ok? Quindi certo che lo devo work in progress, questo che c'è una progressione di lettura. Bene, comunque nel minuto ho le idee chiare di cosa fare se arriva qui. Se la mia distribuzione però è chiusa, perché queste salite che sta facendo qui, dopo aver visto, e quindi anche qui,
un Fibonacci dal massimo della distribuzione, prendiamo questa fino a questa zona qui, sbagliato, non lo voglio, volevo Fibonacci, da questa espansione qui fino a questa zona qui, che è l'ultimo, ok? Il 50% è il pivot, ok? Quindi io so che il ciclo 4 non deve comunque andarmi sopra il ciclo 3. Il ciclo 3 è finito qui, ok? O qui, cioè i massimi sono questi, quindi assolutamente fino al 38,2, addirittura da qui potrei cominciare a vendere. Non lo faccio perché non lo so dove sono, a volte mi salta il ciclo 4, quindi non lo so, ho tutto il tempo per pensare, quando arrivo qui ha fatto quello che doveva fare, io da qui lo compro. Onde dubitare da questa qui nella zona di long, se si è comportato tale, certo che se adesso mi sale, mi trovo qui, il long non lo faccio più. Ok? Quindi rischierei, diciamo, di, scusate, di perdere l'entrata perché adesso ho tintennato un po' che sul 50% si sta fermando, vedete, il 50% qui, adesso devo rimetterlo sul posto, 50% di questa espansione, vedete che si è fermato esattamente qui. Quindi sono, quando fai, questa era un'entrata da fare, prendere pochi pips, 10 pips, guardate. Però sul ciclo 4 non lo faccio. Adesso quando arriverò alla fine, che sono qui, se il grafico è rimasto anche in laterale ancora meglio perché è diventata una Y, oppure aspetto ancora un attimino in più per capire che magari da qui mi crolla ancora. Preferirei comprarlo quando è più basso. Ok? Dal 50% farò il mio long di nuova distribuzione. Quindi mi aspetto, in parole povere, questo qui. Ok? Tutto concentrato in questa zona qui. Euro-dollaro. Grazie a tutti. Allora, io spero che in questi giorni qui avete avuto, come ho avuto io, l'euro AUD fatta e chiusa, era long fatto più o meno in questa zona qui, adesso il segnale è andato via, con lo stop loss in questa zona qui, il take profit era questo. Avrei pagato di più, ma purtroppo non lo sappiamo, questo era il take profit. Ok? 200 pips. Non so chi l'ha fatta, questa era in chat. Ieri io ho fatto lo short di sterlina dollaro, chiuso benissimo perché l'ho chiuso molto, l'ho chiuso a 120 pips, quindi l'ho chiuso più o meno qui. Vedete, ho fatto questo short qui che vedete qui con voi in chat, chiuso. L'ho chiuso poco dopo, mezz'ora dopo che ho chiuso la chat, quindi non l'ho più condiviso. Ma questa, vedete che adesso sta facendo un segnale short ancora. Vedete il bello di questo. Questa qui, webinar che purtroppo si porta nella lunghezza perché abbiamo ad aggiungere tassello per tassello dell'euro dollaro. Stefano, che cosa, qual è il risultato, la spremuta dell'analisi? Dico a te, ma a tutti, anche gli altri. Perfetto, Andrea. No, 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 assolutamente no, Andrea, no, assolutamente no, 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 no. Scrivere, allora tu consigli oggi l'euro dollaro in long, io non ho consigliato niente, prima cosa nel disclaimer c'è scritto, non ho consigliato niente perché non so dove vanno a finire i mercati, lavoro di logica, ok? Va bene, prendo anche questa qui come input per continuare il webinar. Allora, io non ho consigliato un long, però da quello che ho detto si immagina che sia un euro dollaro long. Va bene. Allora però dobbiamo vedere anche le altre, perché se io ho un euro dollaro forte, probabilmente avevo un dollaro debole, quindi la sterlina dollaro dovrebbe salire. La sterlina dollaro, ieri abbiamo fatto lo short su questa zona qui, 120 pips. Adesso siamo in una distribuzione, non guardiamo piuttosto nei cicli, H4, siamo nel ciclo 1. Vedete, la chiusura del ciclo 1 è avvenuta ieri qui. Allora, questa cosa qui è un po' strana perché il ciclo 1, chiudendo così e poi partendo qui, dovrebbe andarmi a fare nuovi massimi, vedete che sta scendendo ancora. Quindi probabilmente la sterlina dollaro è qui bella, questo è un trading, questo è il trading del trade del giorno. Chiuderà il ciclo 2, ciclo 1 su questa zona qui. Quindi mi aspetto ancora questa discesa qui. Ciclo 1 in chiusura, ok? Poi può essere anche partito da qui, non lo so, però c'è ancora spazio. Vado a vedere sull'H1 dove sono. Ah, ma siamo proprio perfettissimi. Perché se andiamo a vedere qui, questa è la stessa segnale short, io l'ho fatto sul metodo fascia qui, ma un'altra cosa, il ciclo 3 che è diventato ribassista. Io se mi aspetto adesso, cancelliamo questa roba qua, se mi aspetto, ciclo 3 ancora in essere, mi aspetto, prima gamba, guardate, guardate che bello, qui ne entra lo short adesso, guardate.
Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, vedete che i tempi sono già per chiudere totalità tra questo e questo. Questo pezzettino è la chiusura. Ok? Quindi già qui ragioniamo che la catena d'oro è nettamente ribassista, quindi l'euro-dollaro rialzista magari non lo trado. Vado a vedere sul minuto dove siamo. Non lo posso tradare. Allora, io non posso tradare a meno che non ci sono i livelli di pivot qui, c'è il pivot 1 e il pivot 2 è qui, SU, S1. Allora io potrei tradare la rottura di questa zona qui per andare a toccare il pivot soltanto qui, sono un po' ampi, però vedete si sta avvicinando al minimo, quindi qui potrei tentare lo strappo ribassista. Ah, vedete che bello, che analisi che ne è uscita. Allora qui abbiamo delle zone di pullback, belle, 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 guardate che qui ci entra lo short. Allora, un attimo perché non ho neanche. Facciamo così, dov'è che me lo apro questo conto qui? Fammela, ricordo. No, facciamolo solo, però lo faccio solo qui. Allora, un attimino solo. Sterlina e dollaro, allora. Apertura AI, qui facciamo così. Ah no, questo non è il conto, devo fare questo, scusate. Short di sterlina e dollaro. Short di sterlina dollaro, facciamo così. Short di sterlina dollaro, ok? Sono andato short sul minuto. Caratteristiche cicliche non ne ho guardate sul minuto, ho visto solo questo minimo qui, ok? Quindi io mi immagino praticamente adesso una rottura del minimo, che è una rottura di un ciclo, quindi un'accelerazione. Visto che il pivot è già stato testato e la rincorsa del ciclo 1 su H4 è quella che mi dà la direzione. Guardate che questo qui è stato un trade fatto all'ultimo minuto, perché guardate, mi aspetto uno short più basso di questo, ok? Quindi una parte ribassista sotto questa zona. Quindi ho già venduto la striglia dollaro poco più in alto, sono già in positivo. Ok, mi aspetto una rottura di questo minimo, un'accelerazione per la continuazione di una campana gaussiana. Più che altro sono partito da questa idea qui, scende, però sono partito da un'idea vista sul metodo fascia, che è questo qui. Qui abbiamo fatto lo short di ieri, pagato, tornato su, che se io vado a vedere da questa ultima espansione, probabilmente, se non sbaglio, al 50%. Guardate, questa espansione qui ha toccato il 50% e sta tornando giù. Quindi mi chiama un altro segnale short di metodo fascia, che io già vedendolo lo posso anticipare, come ho spiegato nel metodo, perché vedo già che c'è lo short. Guardo sul minuto. Bene, questi livelli qui li ho messi io, quindi non ha nessun senso, non è che sono livello di resistenza, è un livello di, io so che sono nel livello 1, ho fatto il primo terzo della candela daily, ma io dopo il secondo terzo, magari già quando mi avvicino al terzo terzo non farò più alto, cioè arrivare veramente, vedete, il pivot S1 è molto basso, quindi farmi altri 90 pips di bassisti, tutto è possibile perché 110, cioè quant'è il range di ieri, basta vedere il range di ieri era 280 pips, quindi oggi ne avrei, anche se ne faccio solo 200, anche solo 100, vedete, 200 sono sotto, quindi è importante questa zona di supporto, sto vendendo, quindi ho venduto la scheda dollaro, io penso meglio di così non si può, giusto? Che dite voi? Adesso si lascia stare, si lascia correre, perché alla fine deve lavorare questa cosa qui. Deve tornare giù, quindi qui in chiusura il ciclo 1, quindi su H1 sono, questo è il ciclo 1, sono in chiusura, questo era la trend line ciclica, vedete qui il ciclo 2, questo è il ciclo 3, quindi mi aspetta ancora una distanza anche qui, molto semplice lo schema trading. Allora io ho un vincolo temporale, o meglio un vincolo di lettura tra ciclo 1 e ciclo 2, ma non tra da 2 e 3 o 1 2 3. Poi c'è di nuovo il vincolo da 3 e 4, ok? Quindi questo è il primo spazio temporale che ho.
lo metto sul secondo, guardate, sgarra di una candela, va benissimo. Uso questo fino a quando non ho il ciclo 3. Sta chiudendo. E sta chiudendo? Quindi non mi meraviglierei nemmeno una rincorsa fino a qui. Da qui in poi non lo posso più perché ho una ripartenza di un ciclo che fino a prova contraria potrebbe essere questo. Quindi questa zona qui è la mia chiusura di un ciclo 3. E ci sta tutto lo short. Questo short qui è uno short che io lo posso fare e anche andare via. Perché ci sta che la campana gaussiana ha già trovato il max caos, che è questo. Se io più lo rivedo, rivedo, che poi non è che lo rivedo e aggiungo cose. Vedo, rivedo come io immagino la lettura ciclica e di nuovo è tutto quanto perfetto. Minimo di Gauss, max di Gauss. Quindi mi aspetto una chiusura di una campana gaussiana, qualcosa che mi porti a chiudere. Ci sono delle cose qui dentro a questo grafico che sono molto importanti. Scusate che il webinar anche oggi è lungo, ma ci sta. Allora io ho questa cosa qui. Cos'è questo? È uno scarto, ok? Lo scarto, quindi è uno scarto che io lo vedo e lo devo esaminare e vedere come tale. Su che è uno scarto, quindi vuol dire che magari il ciclo 2 non è finito qui, ma il ciclo 2 è finito qui, o meglio, comincia qui. Quindi se finiva qui, ho 16 candele di scarto, perché vuol dire che ci sono delle cose, adesso ve le faccio vedere perché molto simpatiche. Questo scarto qui lo posso portare anche qui. Quindi vuol dire che il ciclo 3 è partito qui. E ha ancora tutto il tempo di vendere, quindi si sta avvicinando a questo minimo qui, diventa comunque ribassista. Quindi tutto parla ribassista. Lo scarto, se io lo porto avanti, io posso vedere anche qui. Vedete che qui c'è uno scarto ancora di più, un paio di candele in più. Comunque lo scarto, quindi il ciclo 1 potrebbe anche partire qui. Allora io ho diverse letture. Ho la lettura di quello originale, questo 1, 2, 3, ok? Poi il 4. Oppure ho un 1, un 2 e questo è il 3. Però notate, sono sempre nella stessa zona, quindi gli occhi devono rimanere puntati sulla lettura che potrebbe essere anche questa, un ciclo 1 così, un ciclo 2 che mi fa nuovo massimo e finisce qui, e questo è un ciclo 3. In ogni caso, questo è il max caos, deve scendere. Quindi ho fatto le mie regole, cioè io ho delle regole di lettura che sono queste. Quindi adesso se io sto vendendo euro sterlina dollaro, magari evito di fare l'euro-dollaro che pensavo fosse un long da questa zona qui. Ok, guarda, tanto ho fatto di nuovo lo short, mette il mezzo ciclo, quindi fino a qui. Magari qui evito di farlo se ancora sono short di euro-dollaro, di sterlina-dollaro. Se la sterlina-dollaro invece adesso mi fa una bella candela lunga di 20, di 70 pips, no, ma 20-30 pips e mi va a chiudere fino al pivot, questa zona qui per esempio, 90 pips, allora io da qui in poi posso tradare sia l'euro-dollaro in long che la sterlina-dollaro in long. Capite? Ho adeguato i tempi, o meglio, ho assecondato le correlazioni quando sono esattamente nel livello che tutte e due entrambi devono dare short. In questo caso ho preferito fare lo short di sterlina dollaro, quindi tutto quello che ho fatto sull'euro dollaro non mi interessa perché la continuazione del trend di ieri, della sterlina dollaro, dello short fatto ieri qui, scende, qui c'era il long di metodo fascia, ha pagato poco, sta scendendo ancora, quindi probabilmente mi farà nuovo minimo. Quindi questo qui, che io già vedo qui, è un segnale short di metodo fascia. Quindi io l'ho anticipato perché lo avevo già visto, perché le analisi sono coerenti, sono riuscito a fare uno short. Quindi a caccia di short, meglio, a caccia di trades, ci si va quando si fanno le analisi una a una. Le analisi devono essere di parte. Questa è un'altra cosa che, se vi accorgete, è una cosa che dico perché ci sono passato io e ogni tanto ci passo ancora. Non dovete mai andare a fare la spesa con la fame. No, sto scherzando, ma è lo stesso significato. Non dovete mai fare l'analisi pensando a ho uno short, quindi voglio fare l'analisi che deve andare short. No, se fate un'analisi deve essere di parte, cioè deve essere indipendente dalle operazioni che avete, dovete essere onesti con voi stessi, quindi dirvi la verità, come dico sempre. Non fate un'analisi con l'idea di vedere solo gli short perché avete delle posizioni short, piuttosto fate l'analisi di parte per capire se magari avete sbagliato, dovete aprirvi un long, una copertura o cose del genere. Cercate sempre di vedere la parte sbagliata. Poi se invece l'analisi
mi va bene, e incomincio ad andare nella zona giusta, va bene, si riallinea l'analisi, però non fate mai un'analisi, ah, sono short, quindi vado a vedere se è possibile che scenda ancora. No, dovete vedere di parte, guardate, guardate come sta facendo la sterlina dollaro. Io sul minuto, sul 5 minuti non l'ho neanche guardata, però questa è la linea del dinamico, quindi la giornata si protrae ribassista, guardate. La linea del dinamico basso rompe, la linea rossa sta per uscire, aggiorniamola. Sta per uscire la linea rossa, che è questa, quindi abbiamo un segnale short, andrà a rompere, vedete qui c'è il primo pivot. Tutto possibile, quindi 90 pips di sterlina dollaro ribassista, è tutto possibile, e quindi sul minuto, adesso non ce l'ho qui il minuto, qui abbiamo questo, sul minuto abbiamo questa situazione qui. Tornato sui minimi. Quindi secondo me accelererà ancora a ribasso, ma sono mega contento di essere riuscito a entrare nella sterlina d'oro, perché era quello che ieri mi ero prefissato, non lo sono segnato, che mi era sfuggito di capire se questa era la continuazione. Quindi la continuazione del trend probabilmente tra un pochettino crollerà ancora. Quindi metto un po', diciamo, in disparte metto l'analisi dell'euro dollaro, che da questa zona qui dovevo andare long, ma mi sa che tra un pochettino anche questa sarebbe da vendere, anche l'euro dollaro, fate conto, guardate, però ormai abbiamo fatto stena dollaro, mi basta. Ok, grazie a tutti della partecipazione. L'ultima cosa, visto che ho terzo conto, che è questo, andiamo a vedere la situazione della sterlina dollaro, visto che l'euro dollaro la sua situazione long l'ha già sfruttata. Adesso entrare di nuovo qui non è tanto, non ha tanto senso, si dovrebbe entrare più che altro, e questa qui è una cosa che vi dovete incominciare quando faremo lunedì l'appuntamento serale, che vi spiego un attimino come utilizzarlo. Una volta che l'avete impostato, dovete soltanto continuare le vostre analisi. Quindi l'entrata long adesso qui la metto sui corpi, forse riesco a farla più piccolina, se riesco a farla dritta, la metto sui corpi, questa zona qui. No? Questo long qui è da fare, perché probabilmente arriverà qui, rompendo questa zona qui. È un secondo long per portarlo qui, sono altri 70 pips. Quindi continua, visto che da qui ha rimbalzato, continua la sua fase rialzista. Già qui si vede che è il 50%, però uguale, non importa, in questa zona qui è un altro segnale long. Questo qui non c'è più, si cancella questo, ormai è andato. Lo cancello il prezzo, cancello la freccia. O meglio, come possiamo fare? La freccia la lascio perché so che c'è un segnale, ma non c'è più il prezzo. Se non c'è più il prezzo, vuol dire che non si può più entrare, perché ormai l'aveva già fatto. Entrare qui di nuovo non ha senso. Soltanto se mi va qui in alto. Addirittura si potrebbe, una cosa anche molto carina, rivedere le analisi da qui, cioè andare a vedere se riusciamo ad entrare ancora meglio su questa zona qui. Allora, queste cose che voi vi segnate qui, come me le segno anch'io, che poi utilizzerete l'overline, adesso entro lunedì abbiamo anche la versione nuova, quindi non dovete usare più l'Island, ma la versione Island, come qua non importa, è la versione overline. In questa zona qui, se io entro long di nuovo, potrei guardare se sono coerente col minuto, coerente con l'analisi ciclica, quindi questo potrebbe essere anche un'idea di tornare long fino a qui, se non addirittura fino a questa zona. Quindi trend, ritracciamento, trend, ok? Sempre la solita cosa. Quindi se l'euro-dollaro ho questa situazione qui, quindi cercherò dei long, vedete? Ok? Poi però vado a vedere cosa mi fa l'overline sulla sterlina dollaro. Io sono entrato short, segnale non chiaro, ok? Questa qui è una linea di resistenza, ho messo solo il prezzo, non ho messo frecce. L'unico segnale long che ha dato l'aveva dato qui, ma era un segnale non chiaro perché tutte le due linee sono ribassiste e non si sono incrociate. Non incrociandosi a ribasso, ma addirittura incrociandosi soltanto che il prezzo taglia la verde al rialzo, questo sarebbe stato il segnale long, ma ormai è troppo tardi, ma il segnale non era neanche tanto chiaro, o meglio, il segnale era chiaro entrare in questa zona qui. Okay? Volendo, adesso col senno di poi, però lo faccio adesso perché ve lo posso spiegare, avrei utilizzato questa zona come long da segnale, quindi questa zona qui doveva essere il long da fare. Quindi molto simile anche all'euro-dollaro, prima long, poi short, ok? Questo potrebbe essere la zona dopo che il prezzo ha tagliato la linea verde, è sceso, è andato in lateralità, ha rotto la zona di breakout, pullback, che era questa, ed è partito a rialzo, andando a toccare il livello di 1.14.07. Adesso sta scendendo,
E quindi l'unico segnale lo darebbe da qui in poi, dopo la linea rossa su questa zona, ok? Quindi io sto facendo però uno short di sterlina dollaro che sta pagando addirittura bene, ma lo sto facendo senza guardare l'overline, perché l'overline ha un'altra tecnica di lettura, no? Poi magari inseriremo anche qualcos'altro all'interno. Però per il momento vorrei usarlo solo molto chiaro, così con solo analisi tecnica le due linee. Poi si possono inserire anche, magari per esempio, minimi di Gauss, campane gaussiane, tutto il resto, ma diventa un po' troppo. Lascerei così. Ok, torniamo come ultima immagine qui. Abbiamo l'euro-dollaro fermo lì in alto, non si fa niente. Abbiamo la sterlina dollaro che è ferma sui minimi, non ha accelerato. Vediamo se la rimetto così. Ah, non ha accelerato, però guardate, sul minuto, sull'H1, sta ancora il segnale short, sta venendo. Siamo sotto, se la 33 cicli, sotto la media 12, a 16 periodi, quindi praticamente, se è veramente questo il minimo del centrale del mezzo ciclo, devo andarmi a fare un nuovo minimo, quindi take profit è il pivot. E così ho fatto la mia giornata senza star lì a girare e rigirare. Ok? Perfetto, così ho fatto vedere anche un'entrata su un breakout con delle analisi su altri time frame. Short. Grazie a tutti, webinar un po' lungo anche stavolta. Spero che anche oggi vi portate a casa un po' di. L'unica cosa che non vi dovete scoraggiare, e questa è una cosa che io la rispecchio sulla mia persona, perché quando ho incominciato io più di 20 anni fa, avrei voluto trovare una persona che mi dimostrasse non con poca chiarezza di essere profittevole. Però in parole tutti, sì, no, ma io faccio un trader da tanti anni, ho guadagnato questo, di qua di là, e stai facendo un webinar e non mi sai spiegare le cose. Quindi la cosa più brutta che trovo questo, sì che magari la spiegazione stava in piedi, ma non vedevo i risultati, non i miei, ma neanche i suoi, di questo trader che seguivo. Quindi l'unica cosa che vi può, diciamo, rincuorare è che io ho fatto vedere i risultati, e vi farò vedere di nuovo, non è quello il problema. E quello che mi sono esposto in chat di fare live trading con voi, anche se non sono segnali, condivido tanta roba e tanti segnali. Se dobbiamo tirare la somma di tutto quello che faccio, tracciate, indicatori e tutto il resto, c'è una ragione per fare trading. Cioè, se il ciclo è ribassista, rialzista, io ho sempre il motivo, il perché e il per come. Quindi già questa qui pagherebbe. Sono 150 pips, 150 euro prima del download. Ok? Quindi già queste cose qui sono cose che fanno parte dell'Academy e uno le deve sapere. Ok? L'unica cosa che potrebbe succedere sul minuto, penso che la campana gaussiana si sta chiudendo, quindi parta una nuova distribuzione. Quindi devo anche capire questo, che magari è tempo di chiusura, e poi la riapro più in alto. Quindi devo guardare anche sul minuto. Vedete che il minuto si sta per rigirare, quindi il minimo di Gauss potrebbe essere questo. Quindi ecco qui il tuo problema, il tuo problema risolto. Togliamoci queste linee qui, erano solo degli esempi. Il tuo problema risolto con un esempio. Speravo che arrivasse per te, Stefano, questo esempio qui. Tu non sai se il ciclo 4 c'è o non c'è, quindi sai che fino a prova contraria. Fino a prova contraria, scusate, questo è il ciclo 3. Sì, ciclo 3 che parte qui. Scusate, ho sbagliato qui. Ok? Vediamo questa. Fino a prova contraria, tu sai che questo è il ciclo 3 e questo è il ciclo 4. Allora, se questo qui è il minimo di Gauss, non so che è sbagliato. Se questo qui che vedi qui, togliamo anche il Fibonacci, così ho ancora più libertà di visione. Allora, guardate, guarda, se questo è il ciclo 4 della prima gamba, seconda gamba, terza gamba, dove sta la quarta gamba? Dov'è la quarta gamba? Non c'è. Ma il prezzo è andato sopra la 48, il minimo di Gauss è questo, quindi parte il ciclo 1. Nuova distribuzione. Giusto? Non è andato neanche sopra la prima gamba del ciclo 4, non è neanche andato qui. Non è andato neanche sopra la metà di questa espansione. Quindi questa potrebbe essere il ciclo 4 e poi chiude così. Quindi, onde evitare, aspettati questo. Se non è questo, non lo so. No, quindi non c'è il 4. Non lo so che non c'è il 4. Se non parte così e mi fa così. Tu sei andato long perché pensavo il ciclo 1 e non mi faceva un nuovo minimo. Aspetta il tempo. Al limite, se non vuoi aspettare tutto il ciclo, quindi di nuovo un pezzo di grafico così, fatti lo scarto. Cioè, se questo qui è il minimo, ok? E
E questa è la partenza, quindi questo è il tempo ciclico che io mi devo aspettare. Siccome è lo scarto, mi potrei dire che questo magari non è neanche il ciclo 3, ma è partito qui il ciclo 3, questo è il ciclo 4, ok? Quindi uno scarto. Usiamolo veramente come jolly, come carta ausiliario, cioè uno strumento, quel cacciavite che non butti via, anche se ormai la punta o la lama del cacciavite è tutta quanta sbrecciata, che non è più, non puoi più avvitare o svitare, ma quel cacciavite rimane lì nella tua cassetta degli attrezzi, perché magari lo si può utilizzare come battichiodo, come che ne so io. Cioè, sei quell'attrezzo lì che non lo butti via, anche se è tutto rovinato, perché in qualche maniera ti può sempre servire. Questo è lo scarto. E lo scarto è quel pezzettino, quel pezzettino di legno che non hai buttato via, lo tieni lì perché ogni tanto lo puoi utilizzare per battere qualche vite senza rovinare le altre cose. Ok? Quindi questo è lo scarto. La tua carta che viene dopo. Questo lo utilizzi, lo metti qui. Quindi da qui in poi tu puoi essere, diciamo, ragionevole che può partire una nuova distribuzione perché non ha fatto un nuovo minimo. Però se nel frattempo dello scarto ti ha fatto o si è avvicinato al minimo o ti ha fatto un nuovo minimo, tu hai comunque risparmiato il tempo perché partiva dopo. Va bene? Hai afferrato che cos'è lo scarto in questo caso? Non è un prenditempo, non è una. È soltanto assolutamente, te lo metti, ma è una regola. Io non vado long, visto che questa qui era la zona long, e poi vedete che la zona long, anche se questo è il minimo di Gauss, questa è la zona long perché è finito qui il ciclo, ma siamo ancora long, cioè non ho un segnale long, un segnale short probabilmente qui, anche se la campana di Gaussiana è bassa. Quindi fino a quando io ho questo scarto qui, allora io da qui in poi leggo di nuovo la distribuzione e magari sì, perché se questo qui è la prima gamba, questa è la seconda, qui non può finire un ciclo con una gamba, una seconda gamba, è mezzo ciclo e basta, quindi qui è finito e incomincia l'uno. Ma siccome non lo so perché potrebbe farmi così, e qui finire un po' più tardi sul tempo dello scarto, serve questo. Perché dico questo? Perché potresti unire che questo minimo qui non è la fine del ciclo, è la partenza del ciclo 4, o meglio, è la partenza del ciclo 4, ma è la fine del ciclo 3 che si è prolungato un attimino. Quindi hai ancora tutto questo tempo per capire se devi partire. Se invece poi nel tempo dello scarto ti trovi così, vuol dire che questo era il 4, un mezzo 4, un mezzo ciclo, ok? E questo è l'1. Allora tu hai fatto questo, da qui ti fai il 2. Se non lo compri più da qui, comprerai da qui. Però almeno compri con un po' più di saggezza perché ti stai aspettando una chiusura dell'1, una nuova 2. Cioè probabilmente si sta allontanando dal minimo, quindi ti farà la distribuzione. Capito? Ti dai l'ok? Quindi ti sei dato una regola per evitare di tradare il 4 in rialzista. Te la sei data così la regola. Quindi magari qualche trader che dovevi fare il long, che invece ti parte così a razzo, non l'hai fatto, però ha chiuso il 2 e ti fai il 2, uguale. Non riuscirai comunque mai ad avere. Cioè, se io adesso vi racconto questo, anche se siamo gli ultimi minuti. Allora, io ho una malattia generale di tutti, che ce l'abbiamo tutti, la malattia della perfezione, delle cose nuove, delle cose. Sì, la paura di perdere il tempo. Sentici, assieme per la paura, Stefano, però ti devi, anche questa, quello che ti sto raccontando adesso lo devi rapportare al trading. Allora, le cose nuove sono le cose belle e non le vuoi rovinare. Quando uno dice, ah, ma quello è geloso delle sue cose, geloso dei suoi giocattoli, geloso di, che so, la macchina, sono geloso della macchina, della moto. Vorresti che praticamente portando fuori la macchina o la moto dalla concessionaria, poi la moto in particolare, che è bella, nuova, splendente, quando hai fatto 100 km è piena di mosche, piena di zanzarine che hai preso, magari anche piovuto, c'è stato il fango, la moto è sporca, non è più uguale. Quindi incominci a lavarla e non sarà più nuova, perché è un sassolino, e perché è un graffietto qui, e perché questo, perché se questo qui è la plastica davanti del vetro, piano piano non è più trasparente, lucida, comincia a diventare un po' così. Allora devi farti una ragione che le cose nuove non saranno mai per sempre. O ti compri ogni settimana la moto nuova e quindi hai sempre la moto nuova, oppure
oppure ti devi abituare che le cose comunque non saranno mai nuove e devi adeguarti, ok? Quindi è inutile uno che già c'è una macchina nuova, dopo un anno non è più nuova, comincia a diventare, comincia a pulirla dentro, di qua di là, i tappeti, non è, fa via anche l'odore di nuovo, è normale, no? Quindi anche nel trading non esiste il trading perfetto, non esiste il trading che qui sai la regola, qui è il ciclo 1, faccio long, non ce l'hai questa regola qui. Quindi qui è la moto nuova a volte e a volte la moto è usata. Cioè, quindi devi capire che questo trade qui è una cosa che sicuramente ogni tanto avrai la fortuna di beccarlo perfettamente e a volte devi aspettare perché magari per evitare di anticipare, di non fare il long, te lo perdi, ma almeno l'hai fatto con una santa ragione che sai che okay, da qui lo faccio con un po' di sicurezza in più. Ok? Guarda, sta arrivando qui adesso nella zona. Ancora tutto questo tempo qui di scendere, siamo ancora in un segnale long, quindi il long non, comunque non lo potrei fare, lo dovevo fare qui il long, ma qui non lo potevo fare perché eravamo sotto i minimi, poteva salire e scendere ed accelerare, per quello non l'abbiamo fatto. Ok? Poi ricordiamoci che a questo punto il long, di nuovo torniamo alla diciamo il paragone che non c'entra tanto, se io qui ho la macchina nuova ce l'ho sempre, ma siccome non lo so, la macchina nuova partirà qui. Ok? Quindi, siccome non lo so, devo aspettare che mi parta qui. Ma allora io mi devo abituare all'occhio delle cose che sono utili. Cioè, devo, cioè, le cose utili quali sono in questo caso? Io non ho guardato solo l'euro-dollaro, ho guardato anche un'altra cosa. Cos'è che pesa nell'andamento dell'euro-dollaro in questo caso? Una correlazione. Quindi l'euro-dollaro che salga perché deve salire è un motivo, ma normalmente sale con la sterlina dollaro. Infatti questa è la salita con la sterlina dollaro, ma siccome la sterlina dollaro abbiamo una situazione di trend ribassista che deve chiudere la campana gaussiana, quindi non andrà a farmi situazione rialzista, andrà a cercare di risalire per poi zac, crollare giù. Quindi questa mezz'ora di long che magari ti potrebbe fare, non la faccio. Preferisco rimanere così perché prima o poi mi tornerà giù, quindi anche l'euro dollaro non lo faccio il long. Fino a quando non chiudo la sterlina dollaro che ho lo short, non faccio il long, un'altra regola. Ok? Quindi questa malattia di avere le cose precise, pulite, perfette, cioè la macchina nuova, hai lo straccio a fianco e non buttare la carta, e questa qui, cioè non, non mettere la carta nel ripostiglio di plastica, te la metti piuttosto in tasca, no, la butto fuori poi. Cioè, tutte queste cose qui, le prime 2 o 3 settimane, stai anche attento a qualsiasi cosa. Cioè, stai lì con il gomito della manica a pulire una macchiolina, uno sputacchio, quello che c'è, no? Li fai 1, 2, 3 settimane e poi diventa una macchina. Cioè, la macchina è un utilitario. E il trading deve essere, è uno strumento, devi vederlo così, come uso. È un usarlo in questo caso qui il trade perfetto non ci sarà mai, quindi adeguati a questa cosa che non esiste un 4 e poi un 1, può esserci un 4 ma può esserci anche solo un ciclo 3 da qui l'1, può essere un mezzo 4, cioè tutto è possibile perché io non ti do non ho mai detto che il ciclo 4 è completo, ma ti do anche ragione che questo era da fare come long, ma siccome i tempi non c'erano il long era da fare da qui e ti do ragione perché anche qui ho fatto il long. Però a un certo punto devi anche capire che devi aspettare che mi chiuda il ciclo 1 per poi ripartire. Quindi un'altra regola, se qui mi parte il ciclo 1, posso prendere questo frammento qui, spostarlo sul minimo e io so che da qui mi parte il ciclo 2. Guarda caso, quasi quasi una candela in più, ma è lo scarto. Normale perché ho preso questo minimo qui, no? Ok? Ci sta? Capito? Quindi c'è una soluzione, anzi il minimo era questo, quindi lo scarto era questo, quindi era giustissimo, perfetto. Un po' di meno addirittura. Questo vi sarebbe il pezzettino di grafico. Quindi più o meno in questa zona qui, se ho un segnale long, potrei andare long. Con questa cosa qui ti sei salvato dalla lettura del ciclo 4. Non sempre, ma tante volte. Quindi un'aggiunta in più. Per quello io dico che magari chi si vuole comprare un corso da 1.500 euro, da 3.000 euro, da 10.000 euro, avrà sicuramente a primo impatto comprato la Ferrari e poi si accorge che deve mettersi la benzina e non se la può permettere.
Nel senso che tu hai un metodo tutto completo di 10 ore di video, pagato i tuoi 2-3 mila euro, e a un certo punto ti trovi da solo a fare il trading, non sai farlo. Io quello che propongo, e assolutamente non è un avviso pubblicitario questo, è veramente un work in progress con un corso che continua giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, indicatore per indicatore, si aggiunge un indicatore nuovo, si aggiunge un'analisi nuova, si aggiunge dal metodo questo, possiamo usare questo, quindi schema trading per esempio, è stato aggiunto 2 mesi fa, un mese fa, però una schema trading io lo faccio da 10-12 anni, 15 anni, perché? Perché io lo faccio mentalmente, poi portarlo visivamente così è stato un gioco da ragazzi, perché non è che mi ritiro da un giorno all'altro mi invento una cosa, ho cercato di semplificare quello che vedo, siccome non riuscivo con le stanghette, non davo l'idea, la stanghetta non dava mai l'idea perché diceva ok, ma questo mi dura 25, questo mi dura 29, questo invece mi dura di nuovo 23, ma com'è? Sono irregolari. Invece con le distanze avete visto che mettendo questi segmenti blu avete già capito bene o male cosa intendo. È molto semplice, però purtroppo mettetevi dalla mia parte che non è facile spiegare praticamente niente. Ok? Perfetto, allora grazie a tutti, 2 ore di webinar. Vi auguro per chi non ci sarà in chat e chi magari non ci si sente. Magari riescono oggi, non lo so, ma avviare qualche live, non lo so, ma vi ripeto, sto facendo del trading tranquillo, quindi non sto a farvi condividere un monitor per farvi vedere un monitor, non so, non ha senso, però se c'è qualcosa da spiegare, avete visto che anche a sorpresa io attivo una live e vi spiego. Quindi ancora, per chi non ci si sente, vi auguro un sereno weekend, un buon weekend e poi preparatevi piano piano per l'inverno, cominciate a portare dentro le cose, non aspettate l'ultimo momento, anche questo serve a l'organizzazione della mente, l'organizzazione del corpo è una cosa importantissima per sentirsi bene, ok? Cercate di organizzarvi il vostro tempo, magari il sabato mattina, dice, cavolo, ma mi sono alzato un po' prestino, sai cosa, faccio un'ora fuori, vado a mettere dentro le cose, piuttosto che stiano fuori le intemperie, che c'è un po' di sole, le sistemo. Organizzatevi la vostra vita, perché un trader organizzato, c'è cioè una mente organizzata, una serenità interna ha assolutamente un qualcosa di più per il trading. Chi invece continua a cercare di fare trading, accanirsi, che vuole diventare ricco, non diventerà mai ricco perché non avrà mai la pazienza di aspettare che ci siano delle ragioni per fare trading e delle ragioni per non fare trading. Ok? Guardate, zona di pullback, no? Penso che si cerca di andare su, vedete, questo potrebbe essere il minimo di Gauss. Quindi è ancora meglio perché se questo è il minimo di Gauss, il prezzo si avvicina qui e mi rompe questo minimo, può diventare anche una distribuzione ribassista. Quindi va benissimo. Quindi prima di entrare in long dell'euro-dollaro vorrei chiudermi lo short di sterlina-dollaro, per esempio. Ok? Grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.